voi rappresenterete questo, la nazione italiana. E d'altra parte, che cosa sono le Olimpiadi e le Paraolimpiadi? Sono una grande festa delle nazioni. Non c'è competizione, non c'è gara e non c'è nemmeno, come dire, necessità di stringersi in un tutto unico come c'è per gli stati. Le nazioni si presentano ciascuna con il suo volto, con la sua storia. E voi questo andate a rappresentare. Auguri. Nella settimana dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, un modo per salutare Napolitano, anche un momento commovente, diciamo, da parte sua, quando lo sport, per quello che rappresenta in queste competizioni internazionali, ma anche il senso della nazione, viene evidenziato. Tra l'altro Napolitano, presidente record, perché è stato l'unico oltre il settennato dal 2006, è stato anche campione del mondo con la nazionale italiana del 2006 e presidente di due Olimpiadi, 2008 e 2012. Naturalmente abbiamo avuto nel dopoguerra due grandi presidenti che sono stati in occasione presidenti in occasione dei campioni del mondo, e molti ricordano anche quella bella esultanza di Sandro Pertini in occasione della finale al Bernabeu Italia-Germania. La rivivremo, andremo anche su fatti di grandi attualità. Intanto gli ospiti, Felice Pulici. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Dirigente sportivo apprezzatissimo, ex portiere apprezzatissimo. E Giovanni Bertini, anche lui calciatore, ex di Roma e Fiorentina. Allora, apprezzatissimo, no? Sì. Io lasciavo a lei questa cosa. Beh, no, dato che sai che sono stato apprezzatissimo. L'ho detto settimana scorsa in modo esemplare, anche visto che ho seguito la trasmissione, quindi allora, basta una volta. Anche perché così Felice, pari qualcosa. Felice, Napolitano, è stato un momento anche toccante. Bello, sì. La sua partecipazione, la bellezza di vedere insieme Paralimpiadi e Olimpiadi, un presidente che è stato vicino allo sport anche se non in modo eclatante. Beh, ma credo che tutti i presidenti della Repubblica sono stati vicini allo sport, alcuni anche con un trasporto maggiore, tipo Pertini, tipo lo stesso Napolitano, però ecco, l'importante è ecco, che emerga poi quella figura poi importante, fondamentale, a tutela poi anche degli interessi poi collettivi, non soltanto calcistici, no, proprio nell'applicazione costante della Costituzione, però dopo esce anche il momento passionale di un uomo, no, che si sente attaccato effettivamente allo sport e quindi esprime questa sua bellezza attraverso una comunicazione che tocca profondamente tutti gli atleti. E questo io l'avrei anch'io gradito in circostanze diverse, perché anch'io ero in una struttura importante e particolare dove cercavamo anche noi di avere queste opportunità che avevano gli atleti normodotati e paralimpici, che è la struttura dei sordi, di andare davanti al Presidente della Repubblica, però non ci siamo mai arrivati. Ecco, e però molti, più legato al calcio, molti abbiamo in mente quella bella esplosione di gioia di Pertini. Anzi, quella finale. Quando l'abbiamo vista, quando l'abbiamo vista quell'esplosione, ho detto mo cade, mo uso termine certo. Tipico. Perché praticamente era talmente vicino alla balaustra, no? Vicino a Juan Re Carlo. Sì, sì. Che lo stiamo vedendo, che, ecco, stiamo che vedendo, lui era talmente così preso che dico mo prendetelo perché sennò casca giù, no? Capito? Proprio per l'esultanza eccessiva che stava. Cioè eccessiva. Io credo che sia bello, però che un presidente in quel modo è vicino alla nazione, campione del mondo eravamo noi, così attaccati, no, anche dal Martellini che ci comunicava che cosa era successo in quel momento. Giovanni, beh, ricordi sicuramente legati a questa impresa dell'82, quando il presidente fu presente, ecco, lo vediamo al Bernabeu e si felicitò anche con gesti particolari, quando col dito diceva non ci riprendono più. Ecco. La bellezza di noi italiani, che quando succedono queste cose siamo tutti straitaliani, siamo tutti innamorati della nostra nazione, delle nostre squadre, anche quello che ha fatto il presidente Napolitano, il fatto di un uomo di 90 anni a commuoversi presenziando. Era un momento solenne, dava la bandiera, accendava la bandiera in mano ai portabandiera. Purtroppo in Italia poi succedono tantissime altre cose con tutte altre parti del mondo, però la realtà
dovrebbe essere sempre questa per accomunarci tutti, di qualsiasi etnia, di qualsiasi colore, di qualsiasi cosa. Questa dovrebbe essere la cosa che a noi italiani ci ha sempre fatto avere il risalto nei confronti degli altri. Gli italiani sono nazionalisti. Allora, speriamo... Vogliamo parlare anche di quel quattruccio bellissimo dopo la vittoria della partita scopa sull'aereo, dove lui non vuol perdere a tutti i costi, perché tu pensi che gli altri tre volevano perdere? Ma per carità, questo ti dimostra il carattere che è tipico nostro, voglio dire, in generale. Allora, la televisione ci ha fatto vedere queste belle realtà, ci ha fatto anche, diciamo, questi momenti intensi di commozione, di partecipazione. Ecco, una realtà è quella di averci fatto vedere ieri, per esempio, in un secondo, che un pallone era entrato in porta, mentre il giudice e i giudici all'atere, che in quel momento dovevano decidere, non l'hanno visto, ecco, vedete lì in fondo, noi abbiamo messo chi l'ha visto, e questo è un gol regolarissimo che viene negato ad una squadra. Allora, io voglio dire, intanto oggi ci sono state delle aperture importanti, Felice. Beh, innanzitutto, ma come si fa a non vedere? No, si può non vedere. Come si fa a non vedere? Perché c'è la velocità, ma scusami, Giovanni, quando chiama te, allora quando chiami te ti parli, quando interpella me parlo sì, io. Sì, però ci hanno fatto allora, siccome abbiamo sempre paragonato il tutto, no, al tennis, eccetera, ma anche i giudici del tennis non vedono che una pallina tocca la riga o è fuori di un... ma non è così, è la stessa cosa, no. Perché qui ha un rimbalzo e quindi non dà la possibilità. Giovanni, mi fai parlare. Però veramente sembra assurdo. Vedendo i vari episodi, sembrano tutti questo assurdi. Questo è dentro di un metro, è diverso. Però non c'era. Non c'erano gli addizionali. Allora, quando c'è la velocità così elevata e poi in un istante traversa che scende per terra, anche l'occhio umano può avere anche un difettuccio. Ecco perché ho l'impossibilità di poterla cogliere al momento. Ecco che mettere insieme l'addizionale con il gol non gol è una cosa che ormai è assodata. Addirittura insieme, ma a questo punto a che... Allora, serve come? Perché l'addizionale ha un compito. Quale? Quello di guardare in area di rigore. Ma anche ce l'ha questo punto? Il gol non gol e lo si mette... secondo me non hanno mai dato un giusto, ma non è vero, valore, non è vero. Gli addizionali, io quello, guarda, che riferì, sapevo che arrivavamo a questo tipo di discussione. L'arbitro va aiutato, ma in mezzo all'area, perfetto, tu non puoi controllarla con l'occhio aiutato, di Falco. Giovanni, l'occhio di Falco in area non lo puoi controllare. Non vabbè, ma serve però devi essere aiutato da chi è in condizione di aiutarti. Se quello che sta dietro fa più danni che più vantaggi, danni no, allora insomma, non serve. No. Allora togliamoli. Devono mettere delle persone esperte, no, e l'arbitro, diciamo, ufficiale non deve subire, diciamo, la prepotenza dell'addizionale importante, ma deve comunque, ecco, partecipare anche lui. Ma io presumo chiedendo... che una partita così di cui stai parlando tu c'è stato, non so se l'arbitro era Tagliavento Rizzoli, l'addizionale dell'anno scorso, Tagliavento Rizzoli, sì, no, un altro arbitro importante, sì. Allora l'arbitro aveva deciso una cosa, però, scusa, vi faccio vedere cosa ha detto oggi Messina, che è il designatore, che scusa, mi fai dire una parola su Messina, la vediamo insieme. Messina è stato un arbitro straordinario, no, per come si è comportato sul campo e come si sta comportando in questo momento, e secondo me io seguo la sua linea, perché è una linea fondamentale. Se poi dopo esce fuori che è un problema di costi, allora anch'io mi fermo. No, ma lui oggi ha detto, lo leggiamo insieme, vedo, più occhi abbiamo a disposizione meglio è. Se aggiungiamo la tecnologia all'occhio umano, eccolo, può essere un vantaggio per gli abili e per il calcio. Quindi c'è l'apertura, ci sarà la televisione. Ma l'apertura c'è stata con Tavecchio, quando Gagliani gli ha mandato una lettera e il giorno dopo ha detto il prossimo anno ci sarà la tecnologia. Quindi, del gol non gol. Ecco, però a questo punto... Ma il gol non gol, che è un'altra cosa. Il gol non gol. Però a questo punto, a cosa servono questi addizionali? Servono per dare un aiuto umano all'arbitro, perché è importante che sia così. Allora, a proposito di questo, noi abbiamo, e lo ringrazio tantissimo, al telefono l'allenatore del Palermo, Giuseppe Iachini, l'allenatore del momento, che la sua squadra è una delle migliori. Iachini, c'è al telefono? Sì, grazie Iachini di essere intervenuto. Abbiamo qui con noi Felice Pulici. Sì, che ci conosciamo bene. Ciao. 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 E Giovanni Bertini, che ha giocato negli anni 70 nella Roma e nella Fiorentina. Allora, sì. Ciao. Iachini, ciao. Noi stiamo dicendo che oggi Messina ha detto, diciamo che gli occhi tecnologici a noi servono, e poi ha fatto anche un plauso a lei
perché ha mostrato fair play in occasione del gol che è stato negato alla sua squadra. Cosa dice a 24 ore di distanza, Iachini? Ma confermo quello che ho detto a caldo, terminata la partita. Io penso che gli addizionali possano essere un aiuto alla terna arbitrale nel momento in cui ci sono degli episodi a ridosso dell'area di rigore e magari in un certo contesto di velocità di azione possono aiutare anche l'arbitro, ma poi nel momento in cui c'è un tiro forte, veloce da fuori area e la palla batte contro la traversa e rimbalza a ridosso della linea di porta, è chiaro che lì poi la valutazione palla dentro, palla fuori o tutta dentro, tutta mezza fuori, è chiaro che diventa più complicata perché è un'azione talmente veloce, è una giocata talmente veloce che magari anche l'occhio umano ovviamente può far fatica a vedere, quindi questo è per quello che penso io. Come in qualche modo si è giustificato l'arbitro a fine partita? No, non ha visto che la palla era entrata, ecco questo. Però penso che possa essere, sicuramente c'è rammarico perché insomma il gol che fosse valido è in dubbio, però nello stesso tempo lì ci vuole un pizzico di fortuna, all'addizionale era anche ben posizionato perché nel momento in cui c'è il replay dell'azione si vede benissimo che è ben posizionato, però magari nello specifico non riesce magari a valutare che la palla aveva magari superato la linea di porta. E dice anche Messina che dovrebbero convivere il prossimo anno addizionali e tecnologia, un problema di costi. Secondo lei questa è la soluzione? Cioè, perché io pensavo l'aiuto tecnologico in qualche modo eliminasse gli addizionali, invece mi sembra che si va verso una convivenza, è così, è d'accordo? Sì, può essere un ulteriore aiuto affinché magari nel caso specifico, in questi casi specifici, ci possa essere bisogno, perché insomma non è facile valutare proprio per la velocità della palla la possibilità che possa essere entrata in porta o meno. Estenderebbe anche ad altri casi, cioè rigori fuori gioco, o secondo lei va bene solamente per il gol non gol? No, io mi limiterei magari solo al gol non gol, anche perché poi il calcio rimane un gioco, uno sport dinamico dove ci sono sicuramente delle regole, ma nello stesso tempo non possiamo stravolgerle tutte, la terna arbitrale, insomma oggi gli addizionali penso che possano essere sufficienti affinché si possa avere una regolarità giusta alle partite, insomma. Premesso che l'errore ci può star sempre, certo, insomma, però voglio dire si abbasserebbero di molto quello già le possibilità di sbagliare. Felice Bulis. Iachini, intanto complimenti, bravissimo per come sei riuscito a uscire da un momento di difficoltà e meriti tutta la tua... Adesso ne parliamo, dal punto di vista tecnico. Certo. Io sono pienamente d'accordo con te, ti dirò di più. Io lancio questa sera una cosa, a parte la convivenza tra addizionali e gol. Sì. Io modificherei la posizione dell'addizionale, lo metterei nel palo opposto, per una semplice ragione, perché ha un controllo superiore. Aspetta un attimo, perché da un lato c'è l'assistente di linea che controlla l'area di rigore, e lui sta nella stessa posizione ed è sbagliato, perché è l'arbitro che deve cambiare il posizionamento, perché io metterei l'addizionale in modo rovesciato, in modo che controllano esattamente l'area di rigore, sia da un lato anche riguardo perché è posizionato dallo stesso perché lato, l'arbitro fa la diagonale e la fa in quel senso e ha paura e si mette in una posizione di vantaggio in caso di respinta. Deve cambiare l'arbitro a questo punto, però gli addizionali ci devono stare, come deve uscire il gol non gol, perché l'arbitro addizionale che controlla la palla quando guarda l'incrocio dei pali non fa in tempo a guardare l'occhio in basso. Iachini, guarda, noi quando abbiamo le riunioni con gli arbitri a Coverciano, dove ci incontriamo, è chiaro che sono uscite fuori anche queste considerazioni, e in tal senso diciamo che la corsa dell'arbitro, se noi ci facciamo caso, è sempre sulla diagonale,
correndo sempre in diagonale da un lato e l'altro del campo. Allora gli addizionali sono stati posti proprio in quella posizione proprio perché il cono divisivo dell'arbitro rispetto alla posizione poi dell'addizionale è proprio all'opposto uno con l'altro rispetto alla corsa che fa l'arbitro nel corso della partita, quindi su azione, e da far sì magari da coprire proprio tutto il cono visivo da ambedue le parti, insomma, cioè, sia da parte dell'addizionale che da parte dell'arbitro, cioè, ecco perché si trovano uno all'opposto dell'altro nel momento in cui la palla è a ridosso dell'area di rigore, e questo dovrebbe permettere poi di avere una doppia visione da un lato e dall'altro su due posizioni completamente diverse, e quindi una più chiara magari precisa analisi dell'azione nello specifico. Queste sono state le considerazioni che sono emerse e il perché il posizionamento poi è questo, quindi magari tante volte ha dato dei buoni frutti in questo, sotto questo aspetto qui, nello specifico ieri magari non è andata bene. Certo, Iachini, senti, non possiamo non approfittare perché, per la bellezza del suo Palermo. Adesso noi, magari lei non lo vede, ma gli diciamo che nella classifica degli allenatori, stilata secondo le pagelle dei quotidiani, lei è al quinto posto. Allora, il primo è Allegri con 6,56, Sarri dell'Empoli 6,50, Mialovic della Sampdoria 6,46, Garcia della Roma 6,34, Iachini a 6,30. Se ritiene giusta questa posizione e se si sente soddisfatto di questa bella considerazione, che con una media dei quotidiani sportivi, quindi non solo con un solo giudizio, che ne dice? Ma va bene, la considerazione del buon lavoro svolto fa piacere, anche se ovviamente io vado avanti come ho sempre fatto sul mio percorso di lavoro, ho fatto il mio percorso di gavetta, oggi sicuramente rispetto a 10 anni fa mi sento più ricco di nozioni e con più conoscenze, e quindi cerco con il mio staff, cerchiamo di migliorare i calciatori che ci mette a disposizione la società, di migliorarli individualmente, dargli un'organizzazione di gioco, una mentalità adeguata. Ma come fa a far giocare così bene? Il Palermo gioca bene, Iachini, quindi non è, sembra quasi una cosa doverosa da parte sua, invece la fa giocare bene sia nei talenti sia chi è meno talentuoso. Come fa? Cioè, come riesce? È il lavoro sul campo, settimana dopo settimana. Noi ci siamo costruiti questo vestito già dallo scorso anno nella serie cadetta, con una mentalità, un atteggiamento propositivo, un modo di stare in campo che settimana dopo settimana ha dato certezza e consapevolezza a questo gruppo di ragazzi che stanno rispondendo con prestazioni di buon livello, e noi cerchiamo sempre di raggiungere proprio i risultati cercando di coniugarlo anche al bel gioco. Questa è nella nostra idea di far calcio, poi a volte commettiamo qualche errore, a volte magari raccogliamo anche qualcosina meno abbiamo raccolto, però andiamo avanti sul nostro percorso convinti che attraverso il gioco si possa riuscire ad ottenere risultati. Giovanni Bertini. Beppe, il mio consenso nei tuoi confronti è quello di vedere giocare un Palermo, non dico stratosferico, ma ad altissimo livello, e questo fa onore al calcio minore che comunque in Italia, come tu sai, dai tempi di Felice Pulici ai tempi miei, le squadre inferiori hanno dovuto sempre soccombere. Però quello che ti chiedo a te, da allenatore navigato come te, che sei sempre stato un combattente, quanta soddisfazione hai ad avere due giocatori come Dybala e Vasquez? Perché per me deve essere straordinario veder giocare e allenare questi due fantastici giocatori di 20 anni. Sì, infatti, ma no, c'è soddisfazione a maggior ragione perché lo scorso anno quando siamo arrivati erano due ragazzi che uno addirittura Vasquez era fuori rosa, l'altro Dybala era ancora molto giovane e soprattutto ancora alla ricerca forse anche di una collocazione in campo più idonea alle sue caratteristiche. Alcuni dicevano che era un trequartista, alcuni dicevano che era un esterno, quindi ancora sì, non ma tu che lo vedi tutti i giorni e lo vedevi tutti i giorni avevi già capito che questo era un Montella più bravo, perché questo è più bravo di Montella. Montella è diventato un giocatore importante verso i 24-25 anni.
Questo sì. Lo è diventato a 20 anni. Sì, io penso che lui, il fatto di averlo spostato a fare la prima punta, pur avendo caratteristiche fisiche di un certo tipo, abbia fatto sì che lui potesse magari essere pericoloso, essere ancora più incisivo e più, portato più vicino al ridosso della porta, essere più prolifico anche sotto l'aspetto realizzativo, e questa è stata un po' la cosa più importante per far sì che lui, ecco, e il suo compagno Vasquez e la squadra potesse beneficiare delle anche loro qualità. Va, mi pare che ormai l'obiettivo sia l'Europa, non la salvezza, Iachini. Ma intanto noi viaggiamo a vista, come suol dirsi, cerchiamo di arrivare prima possibile ai 40 punti, che è l'obiettivo ovviamente nostro primario della stagione. Poi una volta raggiunti i 40 punti cercheremo di vedere quante partite mancheranno e di fare il massimo per fare più punti possibili, poi vedremo cosa ci dirà il campionato. Grazie, grazie. Possiamo fare un applauso? Allora, qui tanto lo salutiamo, lo ringraziamo, gli facciamo i complimenti per il bel gioco. Salutami, e per il fair play. Salutami Sorrentino, grazie. Sì. Grazie, ciao. Beppe Iachini, grazie veramente. Poi un abbraccio. L'allenatore del momento ai nostri microfoni ci ha fatto particolarmente piacere. Dal bello, sia per il fair play del gioco, al brutto, il gesto di Mexès, un giocatore che ha perso la testa sabato sera verso la fine di Lazio Milan, che ha preso per il collo un altro giocatore, è stato espulso, sarà squalificato, però la squalifica, diciamo, è inerente solo al torneo in questione, per esempio al campionato. Domani invece c'è la Coppa Italia, avrebbe potuto giocare e il Milan ha deciso ugualmente di metterlo fuori rosa. Come voi giudicate questa decisione? È una decisione corretta, giusta, corretta, questo oppure sì? Un applauso. Ecco, sì. Allora, Pulici è d'accordo? Sì, pienamente, perché non, un giocatore non può comportarsi in quel modo, e anche se può giocare in una competizione che è diversa rispetto a quella del campionato, però la società ha fatto bene a dirgli no. Quindi per una presa d'atto, diciamo, perché di solito l'utilità mi sembra sempre una priorità nelle società di calcio. Ma è stato un comportamento troppo negativo. Ecco, cosa poi lo chiedo pure a Giovanni, che è stato un difensore, che cosa può essere, al di là delle provocazioni, ma che può essere successo? Beh, niente, nella provocazione, nel momento in cui è stato provocato, anche il risultato era anche comunque sfavorevole, scatta un meccanismo che probabilmente, ecco, questo controllo, autocontrollo, i giocatori dovrebbero sempre averlo, ma non è il primo, perché abbiamo visto anche dei grandi giocatori che hanno rincorso altri per potergli... Che cosa può essere accaduto, Giovanni, brevemente? Ma per un difensore che magari è stato sbeffeggiato diverse volte, perché Mexès negli ultimi tempi aveva fatto quasi la fortuna al Milan, perché era stato tenuto fuori, poi reinserito e ha cominciato a fare risultati. Il Milan giustamente si sentiva. Ieri giocare allo Stadio Olimpico, non dimentichiamo che lui ha giocato diversi anni nella Roma, probabilmente ha sentito nella sua testa il derby. È lì che Mauri probabilmente è stato intelligente, certo, a disticarlo, però c'è un fatto, io non sono un teorico come Felice, io sono più pratico, e dico Mexès merita 6 giornate, perché è stato reiterata per 2 o 3 volte, sì, però e non è un unico contesto, Giovanni. No, allora, siccome la giustizia, secondo la giustizia, io non ti posso ammazzare 5 volte, no? Io ti ammazzo una volta. Che è perfetto, però è stato 3 volte. Sì, ma è lo stesso contesto. È lo stesso contesto, Giovanni. Sì, ma sono 6 giornate di squalifica. Allora, vedremo. Mexès non fa passare inosservato, sotto, diciamo, in secondo piano, la crisi del Milan, ma anche delle milanesi. Parla un altro difensore, Oddo, che è stato campione del mondo nel 2006, a proposito di Napolitano. È stato nel Milan e nella Lazio e fa una disamina tra queste due squadre. È molto veloce, vediamo. La mia idea è che probabilmente nel momento in cui finisce un ciclo, e questo avviene, fa parte della vita, fa parte di qualsiasi cosa, in qualsiasi ambiente, bisogna cercare di ripartire cercando di sbagliare il meno possibile. Io probabilmente sarei ripartito dai giovani promettenti, che, a cui dare tempo di crescere e diventare un giorno campioni. In questo momento le cose vanno male e poi è difficile anche in un ambiente del genere riprendersi.
Senti, una sorpresa potrebbe essere la Lazio, una squadra dove tu hai giocato, insomma sta dimostrando sul campo di essere una grande squadra, potrebbe meritare il terzo posto. Esattamente quello che intendevo prima, la Lazio ha fatto una politica diversa, fino a qualche anno fa ha avuto tantissimi problemi e si è rilanciata cercando di investire sui giovani, e vedi De Vrij, vedi Anderson, tutti questi giocatori con una statura ben salda, vedi Mauri, Ledesma, tutti questi giocatori qui. E piano piano i giovani si stanno affermando e i vecchi si stanno consacrando, e quindi è probabilmente una delle squadre che ha maggiore prospettiva, e questa a mio avviso è stata una politica giusta. Conto intervistato da Federico Plotti nell'ambito della presentazione del progetto Camminare Insieme del CUSI presentato oggi a Roma. Ma può una grande squadra come il Milan puntare solo sui giovani? Velocissimo. Secondo me non in assoluto, però comunque il Milan ha sempre avuto dei settori giovanili molto importanti, tant'è che il grande Milan si è costruito sui giocatori che ha formato in casa, i Tassotti, i Maldini. È inevitabile questa crisi del Milan, perché non è che può vincere. È inevitabile perché in questo momento il Milan non ha fatto, e da un paio d'anni che va avanti non ha fatto mercato. Ecco Giovanni, 30 secondi, qual è il problema di questo Milan, di questa blasonata? Il problema di questo Milan è che giovani o vecchi che siano, non c'è tre fuori classe che ha avuto Van Basten, allora, Gullit e Rijkaard, non ci sono questi, di conseguenza. Quindi non è proprio né di allenatore di società, no. Di società che non compra è il valore umano, è il valore tecnico, che quando c'hai tre fuori classe io faccio giocare 11 somari e con quei tre vinco tutto. Benissimo, grazie Felice Pulisi, grazie tanto a Giovanni Bertini con lo Sport sabato, grazie a tutti.